Belen e Iannone si fanno un regalino. Bentley da 400 migliaia di euro. Condividi su Facebook. Condividi su Facebook. Belen e Iannone fanno ancora parlare di sé. Per loro un nuovo regalo da 400.000 euro. Belen Rodriguez e Andrea Iannone continuano a far parlare di sé, la coppia più chiacchierata di Italia, si è concessa un regalino, una Bentley da 400.000 euro. Il regalino, Iannone ha deciso di prendere una nuova casa a Lugano, la coppia ha partecipato al programma C'è posta per te, raggiungendo gli studi di Roma con un volo privato. Al rientro in casa, ad attenderli, hanno trovato la loro macchina nuova, il bolide si aggiunge al già numeroso parco auto di Iannone. Insieme alla coppia anche il figlio di Belen, Santiago, che aspetta il rientro del padre Stefano De Martino, inviato dell'Isola dei Famosi. La loro storia. Iannone è stato il primo a raccontare i dettagli sulla loro love story e su come ha conosciuto la bella argentina. Il motociclista dichiara di aver scritto a Belen il primo messaggio nel 2014, quando Belen era ancora sposata. Lei infatti aveva risposta, ringraziandolo semplicemente. Due o tre anni dopo, il piccolo di casa Rodriguez, Jeremy, si donò il nuovo numero della sorella all'ammiratore Iannone, così i due iniziarono a sentirsi e scoppiò l'amore. La showgirl parla di Iannone come un uomo tenace, che non si è fermato davanti a niente, pur di conquistarla, quando è iniziata la nostra storia. Vivevo un periodo complesso, ha riferito Belen, ma il conquistatore Iannone non ha mai mollato, è sempre rimasto lì al suo fianco. Il regalino che si è voluto fare la coppia sembra una prova per suggellare il rap l'amore dei due. Questo gesto metterebbe a tacere una volta per tutte le diverse malelingue che vedevano vicina la fine della storia d'amore tra i due. Infatti dopo l'estate di vacanza trascorsa a Ibiza, insieme alle rispettive famiglie, il rientro a Milano sembrava aver portato qualche frattura nel rapporto. Le indiscrezioni avevano riportato la notizia che Iannone avrebbe chiesto a Belen di andare a vivere insieme, lui voleva comprare una casa insieme a lei o a Milano o a New York, ma la showgirl non era ancora pronta. Ora tutti questi dissidi e incomprensioni sembrano appartenere al passato. Il loro amore viaggia sempre più veloce, potremmo dire, tra vacanze lussuose, voli privati, macchine e moto dalla grossa cilindrata. L'acquisto della macchina è avvenuto a Lugano, ed è proprio la città svizzera, il luogo che la coppia sceglie per andare a vivere insieme. Il motociclista già possiede una casa oltre confine, per Belen quindi trasferirsi lì con l'amato figlio Santiago sarebbe un passo facile ma importante. Diritti d'autore, riproduzione riservata.